In uno spazio così iconico e così suggestivo come quello della Loggia Banchi, quella della Borsa Valori, oggi parte e verrà presentato il progetto di realizzazione del Museo della Città, un progetto che vuole raccontare la storia della nostra città e forse anche riraccontare ai genovesi quella che è stata tutta la storia. Ricordiamo che Genova è sicuramente una delle città con più densa stratificazione storica forse al mondo, e forse invece far scoprire ai cittadini e ai turisti ciò che è significativo per Genova. Abbiamo cercato la collaborazione di tutti, alla fine ci siamo riusciti per far partire un evento culturale che secondo me è estremamente importante. Non c'era un posto a Genova, non c'è ancora ma ci sarà, oggi possiamo dire che ci sarà, un posto dove si possa portare i propri figli o gli studenti, diciamo gli studenti dai 10 ai 15, 16 anni, per venire a leggere, capire, imparare, emozionarsi di fronte alla storia della nostra città. La storia della nostra città che è incredibile, che talvolta, che io ho detto sinceramente a 61 anni, talvolta scopro ci sono pezzi che ancora non so e che vorrei vedere quanti cittadini genovesi conoscono perfettamente, proprio perché non c'è mai stata un'offerta culturale di un certo tipo per conoscere la storia della nostra città. E quindi lo scopo è quello di avere un'offerta che spinge le persone a incuriosirsi, appassionarsi ed emozionarsi di fronte alla storia di una grande città come la città di Genova. Sarà un museo completamente diverso da quello che si può immaginare, perché è un museo aperto, si parla spesso di che cos'è l'inclusività, sarà un museo aperto e inclusivo, sarà la riapertura della loggia alla sua piazza, e quindi sarà questo un concetto completamente diverso, un museo vetrina dove la gente potrà entrare e incontrare la storia di identità di Genova. Al suo interno ci sarà raccolta la storia di Genova attraverso fondamentalmente due aspetti: questo spazio condiviso che sarà aperto, come dicevo, questa grande scalinata che si ispira un po' alle salite genovesi e anche alla scala che c'è qua di fronte, no, della chiesa di San Pietro, e poi una grande Wunderkammer, una stanza delle meraviglie in cui saranno raccolte tutte le meraviglie di Genova. Al di sotto di questa scalinata sarà raccontata la storia dei personaggi di Genova, sarà davvero molto particolare per un pubblico più allargato possibile.